Buonasera a tutti innanzitutto. Allora, un pomeriggio, mi ricordo ero, premetto, io sono l'unico non cagliaritano del gruppo, io vengo da Sant'Antioco e per me è inutile dire che è un onore far parte di questo gruppo. Vi spiego in due secondi un aneddoto. Un pomeriggio squilla il telefonino, era Ignazio che mi chiamava, praticamente mi dava una notizia un po' brutta per me perché sapevo a cosa stava andando incontro lui. E poi in effetti il diabete in confronto alla malattia che noi abbiamo deciso di appoggiare con il nostro lavoro è nulla, perché il diabete comunque ti permette di vivere come una persona normalissima. Al telefono era Ignazio che appunto mi diceva che gli avevano riscontrato il diabete e che avrebbe dovuto fare l'insulina. Lui probabilmente l'ha presa molto meglio di me, visto il suo carattere, molto più solare del mio, molto insomma. È Ignazio De Ligia, per cui lo conoscete, è inutile dirvi che l'aveva presa abbastanza bene. Ma facciamo in fretta che mi devo suicidare. Allora, come vi ho detto, vengo da Sant'Antioco e faccio parte di questo gruppo da 6 anni circa. E questo gruppo mi ha adottato 6 anni fa grazie appunto a Ignazio e a Mauro, con i quali aveva avuto delle esperienze sul palcoscenico, ma io facevo parte di un'altra formazione. Venivo, giusto per farti finire di suicidare, venivo da un'esperienza di vita non proprio brillante e devo ringraziare, veramente di cuore, non finirò mai di ringraziarlo, Ignazio, la persona che voglio perennemente alla mia sinistra, cioè il batterista Mondo, il quale vennero poi a casa, all'indomani dal mio rifiuto, perché non volevo sentirne di suonare. Vennero a Sant'Antioco tutte e due, mi presero letteralmente per i capelli e mi riportarono a Cagliari. Però un pochino assolutamente ti prendevo anche un po' per il culo. Non è finito per il culo, lo fate perennemente. Io sono la fortuna del gruppo, per chi non l'avesse capito, sono Bruce Spiegao in tutti i sensi. Cioè della serie che si va a passare un gatto niente in noi, si rocca la sotte si indiana. Ecco, questo sono io. Volevo appunto invitarvi a comprare il CD degli Amaki House, perché innanzitutto è un ottimo lavoro, è un buon CD, e poi dateci una mano d'aiuto anche voi nell'acquistare il CD per aiutare questa associazione per la quale noi ci stiamo mettendo l'anima. Grazie a tutti.